Luca. Io voglio fargli una domanda, perché poi se no parliamo. A parte che non sono d'accordo con Gabriele, che quello invece mi sembra uno dei progetti che a me all'interno della mostra è il progetto, diciamo, il progetto che mi piace di più, uno può dichiarare subito, no? Però appunto proprio perché è un oggetto estetico e quindi rappresenta secondo me un po' il fallimento di una ricerca, che è quello con Branzi, che è molto bello, però è bello esteticamente. E quindi oggi nei confronti di tutto quello che è molto bello esteticamente, io c'ho un po'. Lo guardo con sospetto, no? Mentre nel condominio produttivo, secondo me, c'è proprio la volontà di rimettere in gioco alcune tematiche. E quindi, al di là di quella della sostenibilità, che appunto oggi è quasi doveroso, ma è un discorso più profondo e che richiederebbe, secondo me, ci sono altri architetti che lavorano su questi temi. Gli architetti standard come noi, secondo me, dovrebbero più rispondere, dovrebbe essere quasi un dovere occuparsi di un certo tipo di tematiche, però in quel progetto, secondo me, c'è la volontà di ricominciare a ripensare, proprio annullando il valore dell'architettura, no? Cioè, secondo me, è più vivibile un edificio del genere in una giusta scala. Di tante architetture che oggi si costruiscono, no? Anche da architetti noti, quello ha ancora, secondo me, mette insieme proprio questi due aspetti, la pratica, cioè il voler fare un edificio che ha delle potenzialità, appunto con dei riferimenti ovvi alle ricerche degli anni 70, in più, secondo me, una voglia di rimettersi in gioco e di rendere l'architettura un po' più alla portata di tutti. Mentre ci sono altri progetti in cui l'oggetto, essendo più bello e più fotogenico, anche il modo di rappresentarli, poi se li vedi. E questo plastico è molto più debole del plastico del condominio produttivo perché secondo me ha più contenuti e ovviamente anche più rischi, Del naturalmente, in quel tipo di resto, progetto. se è vero come è vero che quel riferimento del progetto del condominio produttivo è soprattutto alla visione di James Wines, ed è giusto che quel progetto, secondo Gabriele, No, mi sembra che il condominio produttivo riprenda Jonah proprio Friedman. Friedman in un modo, diciamo, quasi spudorato. Tutti e due forse. Comunque, in tutti e due i casi si assisterebbe alla dismissione del progetto, al farsi indietro dell'architettura, secondo quello che diceva Gabriele. Però nel frattempo queste visioni sono diventate icone se stesse, quindi è difficile dire che quel progetto sia debole dal punto di vista della forza progettuale, perché è nel suo insieme che forse rappresenta oggi, nello specifico momento che viviamo, una dimensione tutt'altro che laterale. Io penso che quel progetto corre il rischio di essere esattamente la via di mezzo tra la possibilità dell'architettura di offrire visioni per lo stare insieme e l'impossibilità, come dire, di accettare che queste visioni siano comprese e vissute dalla gente che noi ci immaginiamo possa, diciamo, trovare luogo in questi spazi. Perché questo? Perché quello che si propone nel quel progetto è sostanzialmente quello di mettere insieme una dimensione rurale e quindi, come dire, di contatto diretto con la natura e con la trasformazione sostenibile del territorio, con la possibilità, come, di densificare questo processo, no? Di metterlo insieme e di renderlo, diciamo, accettabile all'interno di una dimensione urbana. Ma questo è il problema dell'architettura della città da sempre, Non è un caso che no? loro lo pongano ai confini della dimensione urbana, questo Certo, però lavoro. è lo stesso problema, diciamo, che si sono posti gli architetti moderni sostanzialmente. Non a caso non ci sarebbe Wines e Friedman senza Le Corbusier prima, no, senza la Maison Dominot non ci sarebbero, diciamo, queste strutture di cemento armato, senza l'idea che esiste, come dire, un grado zero dell'architettura in grado di rendere possibile qualsiasi trasformazione, qualsiasi sistema interno non ci sarebbe, no? Già c'è un cambio di scala, no? Secondo me in quel progetto c'è un cambio di scala fondamentale, cioè per Friedman quella era un edificio continuo, cioè era la città, per
per James Wan era comunque un edificio a più di 10 piani. In questo è averlo riportato, secondo me, a una scala, è quel discorso di che loro dicevano all'inizio, no? Loro studiano e poi reinventano. Però anche in questa reinvenzione, anche in questa dichiarazione del riferimento, secondo me, io la trovo una cosa molto interessante, cioè non dover nascondere quello che è stato e poi invece continuare con lo stesso progetto aggiustando il tiro quasi, no? Quindi secondo me l'idea non è tanto quella nel titolo del condominio produttivo, ma quello ti racconta un modo di vita. Poi secondo me nessuno di quelli riuscirà a vivere producendo su quegli edifici, perché non ci sono ancora le tecnologie, perché non ci sono, però è un modo di vivere l'edificio, appunto. Non è, lo trovo addirittura più politically correct della casa del bosco verticale di Stefano Boeri, che invece gioca sulla casa su ma proprio... Questo che dico io è molto politically correct, forse è troppo politically correct, no? Lo stesso modo di chiamarlo condominio, no? Sembra un invito ai costruttori romani a dire: guarda, voi quello che già fate adesso, fatelo un po' meglio, no? Fatelo aprendo un po' di più, fatelo creando diciamo creando quegli spazi che oggi il condominio, i condomini che popolano quella periferia romana non hanno, e così diciamo la città sarà più bella e più buona. Io penso che il problema purtroppo è a monte, perché è proprio la tipologia del condominio. La parola condominio, secondo me, è in un certo qual modo la parola rischiosa, non tanto il produttivo, su cui sono totalmente d'accordo. Non a caso il condominio è l'inizio e la fine, diciamo, di tutte le speranze dell'architettura e dei suoi rischi, no? Da Ballard a Caltagirone. Matteo. Cosa vedi come alternativa al condominio? E poi un'altra cosa, scusate, non è stato detto, però mi sembra importante che l'ipotesi di condominio produttivo è di lavorare sul riuso di strutture in cemento armato esistenti, che è anche una cosa interessante, nel senso che è una proposta di trasformazione, di recupero di qualcosa che già esiste, che può essere completamente risignificato, riattualizzato, radicalmente trasformato. Però sono curiosa di capire qual è l'alternativa al condominio che... E se c'è un senso anche di ribaltamento del senso comune del termine, perché la parola condominio potrebbe essere nobilissima se non ci fossero questi precedenti. Allora, intanto rispondo ad alcune questioni che raccontato Gabriele, alcune cose diciamo in maniera simpatica, diciamo sulla questione di se chiamarlo o meno condominio. Avevamo due partiti in studio, diciamo il mio partito che utilizzava la parola condominio diciamo in maniera molto leggera, e Gianfranco invece che si poneva tutte le questioni che poi nel dibattito sono uscite, perché la parola condominio chiaramente riporta tutto un immaginario e quindi andrebbe discusso tutta questa cosa qua. Secondo punto che mi fa molto sorridere è che prendere dalla storia dell'architettura in un momento molto particolare alcune invenzioni di Jonah Friedman, che poi chiaramente anche James Wine ha utilizzato, e riproporle a distanza di pochi anni, perché poi nella realtà stiamo parlando appunto di un lasso di tempo molto stretto, molto corto, 30, 35 o 40 anni, anche se poi credo che quel progetto attinge a un'esperienza di Friedman, non tra le altre cose tra le prime, mi fa sorridere che oggi immediatamente divenga il suo opposto. Cioè quando Friedman lo presentava era diciamo una follia, in qualche modo era un pensiero assoluto, e quindi era un pensiero legato all'avanguardia, alla sperimentazione, probabilmente mai utilizzabile, e oggi semplicemente riprodurlo attraverso un plastico di cartone, poi tra le altre cose senza un concorso, senza nessun tipo di esigenza, lo porta immediatamente a essere da una parte troppo buono, quindi troppo politically correct, e addirittura diciamo strizzare l'occhio a Caltagirone. Se semplicemente fare questo sforzo già secondo me apre questa discussione, ha ampiamente diciamo svolto tutte le sue mansioni. E poi invece è la questione del confronto, che è stata accennata ma non sviluppata. È una questione, chiaramente noi siamo perfettamente coscienti che tra il progetto Edamon is Forever per l'università, il concorso e il condominio produttivo ci sia un mondo che li separa.
Però è un mondo che li separa nella logica, diciamo, della critica architettonica, e quindi, diciamo, se tu li poni attraverso appunto tutto quello che è successo nel Novecento, uno appartiene tra virgolette a un mondo e uno appartiene a un altro mondo. E noi, diciamo, coscientemente invece, diciamo, con una certa forza, volontà, vogliamo invece assolutamente porli nello stesso piano, perché rispondono a due cose totalmente diverse. Uno, diciamo, risponde a una nostra esigenza di cercare di capire: può esistere un modello di struttura che non invada totalmente il suolo urbano, dia la possibilità al paesaggio di continuare a essere quello che è, e quindi dare forza a questa idea della produttività, che comunque, anche se in modo differente, è presente in tutti i progetti. E tra le altre cose anche un fatto proprio di linguaggio: il fatto che noi abbiamo utilizzato le scatolette con questi grandi interpiani è proprio questa diciamo sensazione che noi abbiamo quando attraversiamo la città. Molto spesso non si riesce a percepire proprio la gradualità con cui si esce dalla città. Lo stesso modello abitativo è presente al centro e, diciamo, nella sua periferia. E questa cosa qua ci sembra molto particolare. Noi pensavamo che una struttura che componesse più modelli all'interno, quindi come un grande contenitore, che poi tra le altre cose noi abbiamo disegnato, diciamo, nei minimi dettagli, dal nostro punto di vista non è assolutamente, diciamo, l'inverso dell'architettura, cioè il fatto della complessità e della confusione non necessariamente significa la mancanza di un disegno, con un progetto che è invece totalmente concettuale. Diamond is Forever, diciamo, nella nostra produzione equivale alla merda di autore di Manzoni, cioè è un progetto che nasce da una volontà, quella di riflettere sull'architettura e quello che gli è successo, nel senso che era un concorso che ci richiedeva di ricostruire un monumento, perché l'Università di Van der Broek e Bachema, diciamo, comunque è un monumento del Novecento, che poi simboleggiava l'architettura, cioè le persone al suo interno avrebbero dovuto studiare, quindi imparare l'architettura. E in qualche modo la domanda, appunto, della sua sostituzione ci ha dato la possibilità di interpretare, quindi affrontare il progetto più da un punto di vista concettuale. Quindi avevamo la necessità in questo gioco, quindi un nuovo campo d'azione, di utilizzare altri elementi. E noi pensavamo che cercare di progettare un edificio altamente tecnologico, incredibilmente sostenibile, perché poi nella realtà il programma noi volontariamente non lo spieghiamo, ma la grande base nera è una serra, probabilmente molto più sostenibile, molto più ecologico. In questo dibattito dello stesso condominio produttivo, la forma del grande prisma è per aumentare la superficie dei pannelli fotovoltaici. Tutto lo studio è stato fatto, diciamo, cercando di far assorbire a questo gioiello tutte le tecnologie e ironizzare in qualche modo proprio su questo conflitto, che oggi, se tu sei un bravo architetto, lavori in un certo tipo di atteggiamento, un certo tipo di modo, utilizzando alcuni elementi del linguaggio, quindi attingendo alla storia; se invece produci architetture sostenibili, fai invece delle brutte architetture con, diciamo, applicato una serie di elementi tecnologici. Noi vediamo invece la possibilità che l'architettura integri questo mondo, questo sapere, queste tecnologie, e allo stesso tempo possa in qualche modo anche nasconderle. Quindi questo è, secondo noi, il dualismo che vive all'interno di questi due progetti. E oltretutto tu, Gabriele, hai centrato proprio un punto, cioè la presenza di queste due anime, una cosa della quale discutiamo spesso anche su, ci chiediamo com'è possibile che noi riusciamo a fare un progetto come quello di Delft e il condominio produttivo. L'idea che io mi sto facendo è che la complessità delle tematiche che l'architettura deve oggi affrontare forse non permette più di avere una linea netta e secca, ma avere un ventaglio di approcci comunque al progetto a seconda della situazione. Quindi è anche molto pragmatico come atteggiamento il nostro. In questo muoverci sempre un po' su un crinale di cose, probabilmente noi, non so poi se ne abbiamo la capacità, ma sicuramente facciamo questo tentativo di muoverci veramente fra una visione utopica, una visionarietà, e poi dall'altro lato un grande pragmatismo. Quello che succede a volte è che si invertono le questioni. Un progetto come il condominio produttivo, che ha le sue radici in un momento estremamente utopico, acquista invece un realismo impressionante nel momento in cui viene interpretato magari, appunto, non come edificio
di nuova costruzione, ma come riutilizzo di un ecomostro sparso sul nostro territorio, di cui peraltro adesso stiamo progettando il sistema di impianti, per cui la cosa singolare è che noi appunto andiamo a riprendere alcune utopie perché sentiamo che oggi